Il cibo, certo, si faceva molto uso di cereali, dei fagioli, lenticchie, la verdura parecchio, pure se si girava, insomma, l'andavano a trovare in campagna. Mia madre non c'è andata mai, ma papà mio parecchie volte la portava, capito? Poi, per esempio, una volta comprarono, tra amici, comprarono un abbacchio grosso, però poi se lo divisero. Io ti dico francamente che la fame non me la ricordo che l'ho sofferta. Poi, per quanto si compravano le cose più necessarie, c'era una tessera che praticamente, secondo i componenti della famiglia, toccava tutte cose, diciamo, alimenti, come, però quelli più importanti, come il pane, la farina, lo zucchero, le uova, queste cose più importanti. Poi quell'altro te le dovevi procurare da sola. Però se c'avevi qualche soldo, siccome c'era il mercato nero, perché c'è stata gente che ci si è arricchita, le cosette da comprare le trovavi, non è che noi trovavi. Poi quando successe che arrivarono gli americani, allora tutti contenti che era finita la guerra, corri che c'erano tutti questi camioncini aperti praticamente, no? Con tutti questi soldati che davano i caramelli, i ragazzini tutti appresso a loro stavano, no? Che davano le caramelle, davano cioccolatine, le gomme americane sono arrivate allora. Hai capito? È stata una festa. Invece dopo, il peggio è venuto dopo, in effetti, perché dopo c'è stato un momento che veramente hanno fatto un